abbiamo anche il piacere di avere già in quest'area l'onorevole Maria Chiara Gadda, che vorremmo avvicinare un attimo, anche perché fa piacere avere un politico con noi che risolve i problemi della gente, di questo settore, soprattutto quello della ristorazione, dell'alimentazione. Noi solitamente parliamo di agricoltura, di agroalimentare, e parlare di spreco può sembrare una banalità, ma questo non lo è. Non lo è assolutamente, il cibo è un valore importante, non è soltanto il soddisfacimento di un bisogno, sappiamo benissimo che il cibo è cultura, il piacere di stare insieme ed è soprattutto lavoro e valorizzazione dei territori, quindi davvero non ha senso sprecarlo. E quindi abbiamo approvato, peraltro a larghissima maggioranza un anno fa, una legge che punta a ridurre la burocrazia e agevolare anche dal punto di vista fiscale la donazione per solidarietà sociale. Il cibo non somministrato, non consumato, può diventare un bene per qualcun altro, soprattutto per le persone che oggi sono in una condizione di difficoltà economica. E quando parlo di cibo parlo davvero di tutto, perché l'eccedenza si genera in tutta la filiera agroalimentare, dal settore primario fino alla ristorazione collettiva organizzata, quindi davvero ciascuno ha una grande responsabilità su questo. In questo spazio FIPE sono passati chef importanti e questo, diciamo, ci ha fatto capire un po' come utilizzare il prodotto in cucina, no? Utilizziamolo bene prima, facciamo i conti prima per non sprecare. Beh, certo, la legge interviene a valle, quando l'eccedenza ormai l'abbiamo generata, ma pensare bene i menù, anche con le materie prime, pensare poi che quegli stessi prodotti ad esempio possono essere donati, pensiamo a un banchetto, a un catering, e questo è molto importante, e da questo punto di vista è davvero molto bello il messaggio che FIPE sta dando, coinvolgendo anche i ragazzi di una scuola, di un istituto alberghiero, perché saranno poi gli chef di domani, quindi avere consapevolezza oggi significa mettere buone basi per il futuro. Bene, io approfitterei, perché vediamo anche il presidente Stoppani, piacere di rivederla in questo spazio FIPE dove abbiamo animato questa fiera, diciamo, parlando con gli addetti al lavoro, ma soprattutto fa onore anche all'onorevole essere qui fra noi, perché si è messa in gioco, e quando parliamo di formazione questa è una cosa seria. Beh, è chiaro, sulla formazione il nostro paese è diventato un corsificio allargato, insomma, la formazione si improvvisa un po' qualche volta. No, ma la formazione è fondamentale perché il mondo va avanti ed è una necessità per tutti, insomma, sia dal punto di vista degli operatori, dal punto di vista anche dei nostri imprenditori, quella che è la necessità di imparare, di vedere, di aggiornarsi, e queste fiere servono anche per fare un passaggio su quelle che sono l'evoluzione migliorativa da parte delle imprese. Noi abbiamo ricevuto dei messaggi interessanti, anche perché in questa fiera rappresentiamo anche l'industria e l'industria aiuta. Noi vediamo che il sottovuoto, per esempio, ha fatto dei passi straordinari. Le modalità di conservazione del cibo non sono irrilevanti. Quando si parla di spreco ci sono due fattori importanti, il tempo e le modalità di conservazione. Molto spesso si dice che gli imballaggi non sono importanti, che creano inquinamento. Non è sempre vero. L'imballaggio e la tecnologia e l'innovazione sono fondamentali per consentire ai prodotti di durare di più e meglio. Questo vale per quello che ciascuno di noi può fare a casa, ma soprattutto vale su larga scala nella filiera produttiva, nella filiera economica, e anche educazione e formazione su questi temi è fondamentale per tutti. Noi vediamo, Presidente, una tecnologia che avanza, un'elettronica che va avanti alla velocità della luce, si può dire, e molto spesso questi cuochi, chef, non hanno il tempo per imparare a utilizzare bene la macchina. No. Ce l'hanno e si vede poi dai risultati che danno, ma chiaramente sul tema della formazione di prima oggi c'è un mismatch tra quello che è la richiesta di lavoro di nuove professioni, insomma il mondo cambia, c'è bisogno anche di quelli che sono i nuovi driver del lavoro, di nuove tecnologie, di nuove competenze. Dall'altra parte c'è una scuola che molto spesso licenzia ragazzi con delle competenze inferiori o diverse rispetto a quello che è richiesto al mondo del lavoro. Oggi c'è il provvedimento sulla cosiddetta buona scuola, insomma, che avvicina il mondo della scuola al mondo del lavoro. Questa alternanza scuola-lavoro, che per il nostro settore era una caratteristica consolidata, viene allargata anche ai licei o altre cose, ma qui servono, si ottengono due risultati. Il primo è quello di trasferire le competenze, ma le competenze si trasferiscono anche in proporzione alla volontà della persona di riceverle. L'altra
anche coltivando tutti questi strumenti di formazione e avvicinamento, dietro al lavoro ci sono anche tanti valori, il valore del sacrificio, del rispetto, delle gerarchie, insomma, poi lei mi insegna. E allora l'alternanza scuola-lavoro serve ovviamente anche per avvicinare quelli che sono nel mondo del lavoro, far capire insomma che la vita è un sacrificio, insomma, se si impara da giovane è imparato per sempre. Adesso qui vi mostriamo come la FIP abbia... si sia ingegnata, grazie anche a Comieco e a chi ci ha dato una mano su questi passaggi, per favorire quelli che sono gli aspetti insomma dello spreco. L'ha già ben detto l'onorevole Gadda, insomma, in un mondo che, in cui la fame non è ancora un problema sottovalutato, ma un problema grave, importante. I temi di Expo ci hanno richiamato su questi aspetti della sostenibilità, dell'equità, della sostenibilità, insomma, pensare di non buttare via la merce è un aspetto assolutamente importante e serio, che va anche nel ruolo sociale del pubblico esercizio. Per cui ringraziamo Comieco e chi ha ideato questo doggy bag, e vale la finalità insomma di trasmettere cultura anche su quelli che sono gli aspetti dello spreco, che è anacronistico. Come le sembra questo doggy bag? L'aspetto estetico è fondamentale, perché oggi nel nostro paese non tutti i cittadini sono abituati a chiedere al ristoratore: posso portare a casa quello che ho ordinato e non ho finito di consumare. E quindi uscire da un negozio con un contenitore bello e funzionale veicola un buon comportamento, e soprattutto dobbiamo dire ai nostri concittadini, a noi stessi prima di tutto, che portare a casa quello che non si è finito di consumare rispetta anche il lavoro del ristoratore, rispetta anche il prodotto stesso che è contenuto nel piatto, che può benissimo essere consumato il giorno successivo. Noi ci vergogniamo. Ha un ruolo importante in questo. Ci vergogniamo un po' noi a chiedere gli avanzi, no? Ci vergogniamo, ma ci possiamo abituare a cambiare i comportamenti. Quando i comportamenti non sono virtuosi, ci sono delle aziende, degli imprenditori che possono darci una mano ad accompagnarci in questo percorso. E quindi va fatto. All'estero si fa da tanti anni, in Italia abbiamo un valore aggiunto che negli altri paesi non hanno. Noi sappiamo bene che cos'è il cibo, qual è il suo valore e qual è la cura che un ristoratore, un cameriere, un cuoco ci mette nel cucinarlo. E quindi a maggior ragione noi non possiamo sprecare, perché non ce lo possiamo permettere, perché non fa parte del nostro DNA. Se poi andiamo a guardare, quando si parla di spreco, le ricette migliori del nostro paese sono tutto sommato ricette antispreco, perché sono ricette del giorno dopo, sono ricette di prodotti di recupero, e quindi forse si tratta di rispolverare le nostre abitudini e declinarle in una chiave moderna, innovativa, e lo possiamo fare. Un contenitore come questo ci può dare una piccola mano. Il cibo aiuta a vendere un prodotto anche turistico, no? Assolutamente sì, perché quella che è la qualità di un prodotto è certamente rappresentata in primis dalla qualità intrinseca del prodotto stesso, ma anche dalla modalità di confezionamento, di esposizione e di vendita. Per cui molto spesso l'imballaggio è parte integrante del prodotto stesso. Per cui poi su questo ci sono tutte le politiche di vendita, insomma, che hanno implementato tutta una cultura e un'industria assolutamente di grande qualità. Il nostro agroalimentare ci aiuta a vendere anche la parte turistica, no? Ma sicuramente sì, il nostro cibo e anche il nostro vino, perché se poi osserviamo anche ai dati di vendita che l'export italiano anche nel settore vitivinicolo ha, sono il nostro biglietto da visita nel mondo, ma proprio per questo motivo al vino, al cibo è associata la cultura del nostro paese, le caratteristiche diverse dei nostri territori, perché l'Italia non è tutta uguale, quindi noi abbiamo prodotti molto diversi. Pensiamo a quante varietà di pane, quante varietà di pasta, olio, miele, dolci, che sono davvero la nostra caratteristica e sono peraltro la caratteristica che oggi il turista ricerca, perché è anche cambiato nel corso del tempo il modo con cui il turista italiano e straniero si avvicina alle nostre città. Sicuramente abbiamo un patrimonio artistico e culturale vastissimo, ma allo stesso tempo possiamo coniugare la buona accoglienza e soprattutto la sana accoglienza, perché il nostro modo anche di produrre, di coltivare, ha comunque un impatto da questo punto di vista. Allora, noi onorevole la salutiamo, poi la seguiamo nel talk show. Cosa diciamo all'Italia presente in questa area FIPE, all'Italia di questi nostri amici ristoratori oggi presenti? Beh, innanzitutto li ringraziamo per il loro lavoro, per il loro impegno, perché davvero è il biglietto da visita del nostro paese, e soprattutto
li ringrazio per aver colto il messaggio che la legge 166, la cosiddetta legge antisprechi, lancia, perché quella è una legge che si basa sulla volontarietà e sul senso di responsabilità anche di chi fa impresa nelle sue diverse forme. Il fatto che un ristoratore che è presente in un territorio, che crea occupazione in un territorio e valorizza quel territorio, possa anche concepire i temi della donazione, il tema del recupero delle eccedenze, è un salto di qualità davvero grande e che all'estero non c'è. Io ho modo di presentare questa legge molto spesso anche in altri paesi e devo dire che noi dovremmo imparare a volerci un po' di più bene, perché abbiamo caratteristiche distintive che all'estero non ci sono e che noi dobbiamo imparare a riconoscere prima di tutto e a valorizzare. Bene, concludiamo con questo buffet fatto dai ragazzi, realizzato dai ragazzi. Non c'è, i ristoratori hanno fatto festa in questa giornata. Meno male, ogni tanto bisogna... Abbiamo utilizzato i ragazzi del Carlo Porta, devo dire che sono stati proprio bravi, perché sono già pronti questi, no? No, bellissimi, sono bravissimi e faccio i complimenti anche ai ragazzi, perché è davvero importante. Prima si parlava di alternanza scuola-lavoro, vedere, immaginare quello che sarà un lavoro bellissimo di domani, un lavoro bello e faticoso, e sperimentarlo in questi contesti è davvero importante, e credo che FIPE abbia fatto davvero bene a lasciare questo spazio anche ai loro compagni di viaggio di domani. Bene, grazie, con un bel applauso noi salutiamo l'onorevole Gadda. Allora prego, venga, abbiamo un appuntamento. Allora alle 14.30 quello succede? No, chiediamolo. Già detto e non devo dire niente. 14.30 ve lo succede? 14.30 a tavola rotonda. Allora l'appuntamento in questo angolo FIPE, ringraziamo il presidente Stoppani, l'onorevole Gad, grazie di essere stata con noi. Naturalmente buon proseguimento, abbiamo il buffet che vi aspetta dei nostri ragazzi che l'hanno preparato in questi giorni di fiera, quindi bravi nostri amici che sono dietro le quinte, alcuni davanti sono lì, ecco, vediamoli, inquadriamoli, perché sono belli, sono bravi, sono stupendi, e quindi anche a loro, a Carlo Porto, un bel applauso, grazie per averci dato la possibilità di assaggiare quello che sapete fare, veramente bravo, anche al nostro Angelo Principe che li ha in qualche modo... Ah.